Buongiorno da Puget-Théniers, siamo qui oggi per la partenza del treno a vapore come ogni anno la prima domenica di maggio. Siamo qui in compagnia di José, sì, che è il vicepresidente di questa associazione. Ecco, può dirci quando è nata l'associazione, magari parliamo di questo treno a vapore. Sì, allora l'associazione, il gruppo d'études pour les chemins de fer de Provence, gruppo studi per le ferrovie della Provenza, è stata costituita nel 1975, comunque 40 anni fa già, perché a quest'epoca questa ferrovia era minacciata di una chiusura dalle autorità politiche e noi abbiamo combattuto con la gente dei paesi, con certi politici, col personale di questa ferrovia perché rimanesse in servizio. E poi nel 1980 abbiamo cominciato da costituire e fare circolare questo treno a vapore. Bene, ecco, oggi è il primo giorno, quindi stanno facendo tutte le varie prove. Possiamo dire il funzionamento del treno a vapore qual è? Allora, il funzionamento del treno: bisogna preparare la locomotiva un giorno prima, puliziando tutti i tubi della caldaia e poi preparando il fuoco per accenderla. È stata accesa ieri sera in modo che si riscaldasse progressivamente, perché se no, se si fa troppo presto, la caldaia può essere danneggiata. Comunque il lavoro per preparare la locomotiva è molto lungo, ci sono parecchie ore per accenderla e ottenere la pressione massima di funzionamento. E poi la mattina si fa le manovre per costituire il treno agguanciando tutte le carrozze, e adesso sono verificando il funzionamento dei freni come si fa ogni volta prima di circolare, perché in modo che il treno circolasse in sicurezza, nelle ottime condizioni. Ecco, quante carrozze ci sono e sono tutte originali, sono in legno le carrozze? Sì, le carrozze. Allora, la prima è originaria di questa ferrovia, è del 1892, è una carrozza molto vecchia che abbiamo ricostruita sui disegni originali. E le altre due vengono della Svizzera italiana, della zona di Lugano, erano sulla ferrovia Lugano-Ponte Tresa. Bene, ecco, la partenza è oggi qui da Puget-Théniers, e poi quanti paesi tocchiamo durante il nostro tragitto? Ah, sì, fermiamo prima a Entrevaux. Entrevaux è la prima città di Provenza, perché qui a Puget-Théniers siamo nella contea di Nizza, siamo nella zona nel Nizzardo che fino al 1860 apparteneva al regno di Sardegna, e per questo motivo a Entrevaux, lo vedremo poi, c'è una cittadella, c'è una città fortificata perché era zona di frontiera. Poi dopo Entrevaux iniziamo il percorso in montagna e si fermiamo a Saint-Benoît, che è un paesino di montagna, fino a Hanot. Hanot è un paese abbastanza importante, in una zona dove già non ci sono più gli ulivi ma le castagne, è già zona di montagna. E poi oggi eccezionalmente andiamo più lontano, andiamo fino a Le Fugeret, che è lo scopo del nostro viaggio oggi, dove c'è una sagra ai prodotti locali, ai prodotti sì, agricoli, artigianali. Bene, allora poi lungo il tragitto magari descriveremo, e quando ci fermiamo nei paesi avremo occasione di far vedere ai turisti. Ecco, quindi questo treno parte da adesso tutte le domeniche? Tutte le domeniche da inizio maggio fino alla fine di ottobre.
E in luglio ed agosto viaggia anche il venerdì. Bene, così per i nostri turisti, sia italiani che francesi, possono venire a vedere questo treno, a salire sopra e a vivere un momento, a tornare nel passato. Esatto, e questo treno ha un soprannome, le train des pignes, il treno delle pigne, perché attraversa una zona dove ci sono tanti pigni e si racconta che una volta andava tanto, era tanto lento che la gente poteva scendere, cogliere le pigne per accendere il fuoco e poi risalire sul treno. Ma questa è una leggenda, ma in tutta la zona è conosciuto sotto questo soprannome, le train des pignes. Bene, grazie. Adesso andiamo alla partenza del treno.
a d'altro? Ecco, lei è falfuochista qua? Sì. E è italiano su un treno a vapore che siamo in Francia da no. Sì, la vita mi ha portato qui. Non... Fondamentalmente avevo fatto la revisione della parte meccanica di sta locomotiva e poi non l'ho più abbandonata. Ecco, quindi lei abita qui in Francia? No, no, io sono a Torino. Ah, ok, è torinese? Sì. Ecco, e ci siamo fermati adesso, cosa avete fatto alla locomotiva? Adesso abbiamo fatto il pieno d'acqua, perché stiamo riempiendo le casse d'acqua, e sufficientemente quello per poter riprendere il viaggio. Bene, adesso la prossima tappa sarà dove? All'arrivo alle Fougeray. Sono 6 km da qui. A breve come nasce la sua passione per i treni? Sua moglie ci ha detto due cose prima, che già da piccolo parlava spesso, diceva sempre la parola treno. Sì, è una passione da bambino che poi ho pian piano coltivato e sono riuscito a realizzarla abbastanza bene, direi. Bene, allora tutto vapore, alla prossima tappa. Bene, siamo qui alle Fougeray, all'interno della boutique, sul treno a vapore, e siamo andati a vedere questo carino mercato biologico di prodotti tipici qui della zona. Siamo adesso in compagnia con il presidente dell'associazione Les Trains de Pigne, il signor Delfino. Bonjour Delfino. Bonjour. Et vous pouvez expliquer le tour d'aujourd'hui, qui c'est un peu spécial, parce que pas toutes les fois on s'arrête à les Fougeray. Oui, donc c'est le premier voyage de l'année et à ce titre-là, on fait le train vapeur fait une sortie jusqu'à la gare de Fougeray, ce qui est exceptionnel, pour justement ce marché de produits naturels et cette fête de la nature et des traditions populaires de Fougeray. Voilà, et vous pouvez dire à les touristes les trajets des trains à vapeur? Oui, voilà, donc le train vapeur, lui, circule tous les dimanches, de début mai jusqu'à fin octobre, début novembre. Donc sur le trajet, normalement, c'est Puget-Théniers à Notz. Donc ça fait un trajet de 20 km pour visiter le village provençal bien typique d'Anotz. Voilà. Et ensuite, pendant la belle saison, de à peu près de la mi-juillet jusqu'à la fin du mois d'août, le train vapeur roule aussi les vendredis. Ok, on parle aussi des concours de photos? Oui, donc on organise cette année un concours photo sur notre site, notre page Facebook. Donc les voyageurs du train peuvent faire des photos de souvenirs du train, de leur sortie, et mettre donc ces photos sur la page Facebook du train d'épines à vapeur. Et le gagnant, celui donc dont la photo aura le plus de clics, j'aime sur la photo, remportera un week-end, tout compris gratuit pour deux personnes, dans la vallée, avec les repas donc midi et soir, le samedi midi, le samedi soir, l'hébergement dans un gîte d'étape à Entrevaux donc le samedi soir, le voyage en train le dimanche et un restaurant aussi le dimanche sur Anotz. Tout ça donc à l'occasion de la journée spéciale sur le thème des champignons, le train des champignons. Donc c'est le week-end du 17 et 18 octobre. Donc pendant tout l'été on fait ce concours photo. Donc les gens pourront poster leurs souvenirs de vacances sur le train vapeur et avec ça donc gagner ce week-end pour deux personnes à l'occasion du train des champignons, donc le 17 et 18 octobre. Voilà. Très bien, on peut parler un petit peu seulement de votre association, combien de personnes et vous qui faites ce travail pour passion, oui. Je crois. Voilà, donc nous, notre association, ça s'appelle le GECP, c'est le groupe d'études pour les chemins de fer de Provence. C'est une association donc entièrement composée de bénévoles. Donc on est dans l'association dans les à peu près autour des 400 membres adhérents et une quarantaine de personnes qui sont bénévoles et qui s'occupent tout au long de l'année de l'entretien et la restauration du matériel ancien, du patrimoine culturel, hein, voilà. Et donc pendant la belle saison, les dimanches, faire rouler le train donc pour le plus grand plaisir des visiteurs de la région. Voilà. Donc le mécanicien de la locomotive, le chauffeur, les personnes qui sont ici à la boutique, les contrôleurs dans le train, ce sont des gens bénévoles de l'association qui font ça donc pour recréer un petit peu l'ambiance des trains de la belle époque. Merci beaucoup, comme on dit, à toute vapeur pour l'été. Voilà, merci beaucoup à toute vapeur, bien sûr. Au revoir.
Siamo arrivati ad Annot e siamo qui con il macchinista che ci spiegherà cosa hanno fatto con la locomotrice prima di rientrare verso la destinazione. Bonjour Daniel, est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que vous avez fait avec les locomoteurs? Alors, depuis ce matin, nous avons préparé à 5h du matin pour partir à 11h depuis Jetigny. Nous avons fait le graissage, la préparation de la machine et des manœuvres, les essais de freins, de tout ça, quoi. Et nous sommes partis à 11h de Puget-Théniers pour le Fugeret. Oui, et ici à Annon, vous avez tourné les locomoteurs? Alors ici, nous avons tourné parce que les machines à vapeur fonctionnent dans un sens. Enfin, elles peuvent fonctionner dans les deux sens, mais en ligne, c'est plus pratique quand elles sont dans ce sens-là. Et nous avons dû aller sur le pont tournant pour la mettre dans le bon sens. Ok, très bien. Merci et comme on dit à toute vapeur. Oui, rentrez à la maison. Merci. Merci. Et pour prendre le scambio, perché non c'è binario diretto. Thank you.
Sì, allora questo qui è il regolatore, quindi questa è la valvola che regola la quantità di vapore che va al motore. Quello lì si chiama leva di inversione, che decide se mandare la macchina in avanti e indietro e non solo, per che percentuale di corsa del pistone immette vapore o meno. Quindi anche la velocità. No, la velocità è la fasatura. Il motore a vapore è la fasatura variabile. Cioè, a seconda delle condizioni di carico in cui si trova, si può decidere di viaggiare per con l'emissione del vapore per 80% della corsa, come si può arrivare fino a un limite di 35%. Quando quella leva è al punto morto, quindi nel punto zero, in teoria, anche se, se la macchina è centrata bene, anche se apre il regolatore, la macchina non si muove. Ecco, siamo all'interno di questa antica carrozza, di questo treno a vapore. Volevamo dare due dettagli, due particolari, ad esempio le tende, dove le avete recuperate, questi sedili. Sì, questa carrozza è proprio della la dotazione originale di questa ferrovia del 1892. E quando l'abbiamo salvata della demolizione non c'era quasi più niente. Comunque abbiamo dovuto ricostruirla completamente sui disegni originali e certi pezzi non esistevano più. I sedili, questi sedili di legna, vengono della metropolitana di Parigi, dei vecchi treni della metropolitana. E le tendine che abbiamo usate vengono di vecchie carrozze italiane. Qui si può vedere queste lettere FS, Ferrovie dello Stato, ma è anche Chemin de Fer du Sud de la France, della linea che proprio della compagnia che ha aperto questa linea qui. E le abbiamo comprate parecchi anni fa alle Ferrovie dello Stato su carrozze che erano accantonate a Garessio nella provincia di Cuneo, dove erano in attesa di demolizione. Abbiamo potuto salvare queste tendine che sono molto, molto nel stile della carrozza. Grazie.